Roma caput mundi. Roma, la città eterna. Roma. E poi raccogliamo anche capitale. Le bottiglie, vedi? Le bottiglie abbandonate, le raccogliamo. Anche se non sono nostre. E una. Tanto ci sono tantissimi cestini. C'è pieno di cestini, uno ogni 10 metri. Ma c'è sempre qualcuno che butta la bottiglia di birra, la bottiglia di plastica. Ne abbiamo raccolta una, non abbiamo fatto nulla, è poco, ma è sempre una bottiglia in meno. E come diceva Madre Teresa di Calcutta, una goccia nell'oceano. Però. Cioè, ogni goccia compone l'oceano. L'importante è farla. Una l'abbiamo tolta noi, una la toglie qualcun altro. Se nessuno lo fa, non faremo mai la differenza. Ed ecco qua, piazza San Pietro, in tutto il suo splendore, in questo caldo, questa giornata estiva di luglio. Mamma mia, sempre un certo effetto questa piazza. Tutti questi colonnati, questo sole cocente. Nel punto più cristiano del pianeta, forse mi sbaglio, ma è quello che penso. Mamma mia,
c'è sempre un certo, una certa energia in questa piazza. Non ci venivo dal, se non erro, dal 2000, non mi ricordo, forse era 2014, no, 2015. Era novembre 2015 l'ultima volta sono venuto. Sono passati quasi 8 anni dall'ultima volta. Mamma mia, quanto è grande. Piazza enorme. Comunque in questo periodo dell'anno non l'avevo mai vista. Per fortuna ci sono tutte queste fontanine con un'acqua a dir poco bella, fresca e ghiacciata. Qua naturalmente ne ho beccata solo una non funzionante, però ce ne stanno 4 per dissetarsi e per riempire le borracce d'acqua. Mi piacerebbe buttarmi in una di quelle fontane, ma non penso sia una buona idea, anche perché ci sono le forze dell'ordine a vigilare con queste auto BMW elettriche. Non condivido tanto la scelta del marchio, perché essendo in Italia preferirei che le forze dell'ordine comprassero o avessero in dotazione comunque auto italiane, anche perché ho notato in tutti gli altri stati, tipo in Francia, tutte le forze dell'ordine hanno auto Citroën, Peugeot o comunque marchi nazionali. Idem in Germania, anche in Spagna tutti hanno le Seat, in Germania hanno tutti la BMW, la Mercedes, la Volkswagen. Solo in Italia stranamente ho notato questa cosa. Mi sbaglio? Ci sarà un motivo? Penso che dovrebbero avere tutti auto nazionali. Questo è quello che penso. Naturalmente è il mio pensiero. Scrivetemi nei commenti il vostro pensiero in merito alle auto in dotazione alle forze dell'ordine. Ora, come parlavo poc'anzi, questo è un esempio di auto della polizia, dell'Alfa Romeo, come è giusto che sia, almeno è quello che penso io. Da quella parte sta arrivando un'altra macchina della Polizia Municipale di Roma, in questo caso è una Toyota, eccola qua, auto della Polizia Roma Capitale, della Toyota. Lì abbiamo un'auto dei Carabinieri che, se non sbaglio, è un'altra Toyota. Polizia ha scelto Alfa Romeo, eccola qua. Va bene. Qua c'è sempre l'altro lato di Castel Sant'Angelo. Andiamo questa strada con questo parco alberato. Facciamo un breve tratto al fresco. Non so se c'è l'uscita. Se non c'è l'uscita è un problema. Sempre al fresco, torniamo indietro.
continua la passeggiata pomeridiana domenicale a luglio a Roma. Sarebbe meglio stare in camera al fresco con il climatizzatore. Vediamo un miraggio, due belle fontanine che ci chiamano. Vediamo anche, c'è una signora che penso che abiti qui. Come ho detto poc'anzi, c'è l'acqua delle fontanine ghiacciata. Piace tantissimo. Wow, che bella. Bella ghiacciatissima. Un bel tuffetto. Questa grande piazza si chiama Piazza Camillo Cavour, di fronte al Palazzo della Cassazione. Enorme. Tutto bello. Curato il verde, urbanistica curatissima nei dettagli. Eccolo qua, Camillo Cavour, questa bellissima statua, anche quelle a fianco sono bellissime. Palazzo enorme, simmetrico, con queste grandi fontane, con queste fontane a cascata. Questo è il palazzo della Corte Suprema di Cassazione. Guardate quei lampadari giganti, mamma mia, queste fontane. Vediamo se l'acqua è fresca. Anche questa è fresca. Abbiamo due bei esemplari di palma Phoenix sopravvissute al punteruolo rosso. E c'è una bellissima chiesa pure, sempre simmetrica. E niente, torniamo in direzione del nostro B&B, proviamo a fare una bella doccia, a rifocillarci un pochino con questo sole cocente. The Bulldog Room. C'è una catena, se non sbaglio, l'ho vista anche in altre parti del mondo. Devo fare hamburger. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, come sempre. Lasciate un like e nei commenti, se questi contenuti sono di vostro gradimento, magari fatemelo sapere. Sempre interessante. Fare questi walking tour, se non mi investono prima. Un po' in giro, un po' dove mi trovo, un po' dove possibile. Questo è bianco, molto buono. Avevo capito che era bianco.
inglese. Wow, quanti macarones! Quanti macarones! Maxi bonus, che caletto! Macarones! Ecuador! Tutti i cioccolati fondenti! Thank you.
via, però è da Lazio probabilmente. E io volevamo comprare due elite per farti aspettare qua.